Saliente è che, come veniva ricordato prima, la banca dati del monitoraggio che è stata costruita insieme alla Direzione Generale Politiche Abitative, che ha affinato anche le diverse variabili, è un dataset di open data. Dataset di open data che arriva al soggetto attuatore, come vedete qui, quindi i diversi comuni e le diverse ex IACP comunque denominate, arrivando anche alla localizzazione per via e all'importo dell'intervento. Questo catalogo di dati aperti è comunque linkabile e utilizzabile da diverse applicazioni, quindi non è un file Excel o un file poco gestibile. Per cui, nella direzione che diceva adesso il Vice Ministro, diamo conto delle evoluzioni dei singoli interventi comprensivi di localizzazione. Ultima aggiunta, questo portale dati.mit.gov.it è l'unico portale dell'amministrazione centrale ad essere conforme oggi allo standard relativo al catalogo di open data, quindi ha tutta una serie di funzionalità, di risorse e di API, cioè di interfacce di programmazione che ne consentono l'uso da mobile, da applicazioni, da computer e quindi questa, diciamo, è l'impegno che abbiamo preso dal Ministero, è quello di erogare queste informazioni sempre in uno standard utile e fruibile da parte.